Signore e signori, buonasera. Vi capita mai di sognare e svegliarsi al mattino senza ricordare praticamente nulla? Tipo quelle volte in cui dici: ma mio Dio, ma non è che la morte è semplicemente questo? Sognare e non ricordarsi niente, il nero totale. La morte. Buonasera a tutti. Stasera parliamo dell'argomento preferito di tutti gli amanti della filosofia, quell'argomento che quando se ne parla i filosofi proprio si esaltano, quell'argomento che anche se tu dici a un filosofo: senti, stasera parliamo di quel che vuoi, però non citare questo argomento. Tempo 20 secondi e il filosofo ti parlerà di questo argomento. Signore e signori, stasera si parla di morte. Ah, che bello. Ci sono. La morte. Allora, partiamo da qui perché dobbiamo fare un discorso un po' particolare. Ovviamente, siccome l'amaro comunque vada, cerca sempre di rifarsi un pochettino agli ultimi capitoli di One Piece. Nel capitolo 979 di One Piece è accaduta una cosa molto particolare. C'è stato un personaggio che all'interno di questa gigantesca trama di questo manga, che è una meravigliosa opera che dura da più di 20 anni, ebbene, un personaggio ha avuto l'onore e l'onere di morire in una maniera eroica, meravigliosa, fantastica, bella. Non era un personaggio importante, però era un personaggio la cui morte veramente ha commosso tutti. È stata molto bella, una morte fatta di sacrificio, fare il sacro, quindi qualcosa di molto, no? E tutti noi: mamma mia, questo personaggio secondario, eppure guarda un po' che grande storia che ha avuto alle spalle. All'improvviso, quasi come se l'autore non ce l'avesse fatta a farlo morire, pum, te lo fa ricomparire. No, quello in realtà non era morto, era ferito. Ma come ferito? Ora, nessuno ovviamente avrebbe voluto morto questo personaggio qui. Non è che tu ce l'avevi con lui. Non è che diceva: quello è un bastardo maledetto, non vedevo l'ora che morisse. No, è che la morte aveva qualcosa di poetico e ci siamo commossi. In altre parole, immaginatevi, per capirci, il finale del Titanic, no? Jack, no? E Jack che affoga lì su. E poi all'improvviso lei, no? Dopo anni convinta di essere sopravvissuta grazie al sacrificio di quel ragazzo conosciuto su quella nave, all'improvviso lui torna lì, Totò, dice: oh, guardi, poi in realtà devo dirti, in realtà non sono affogato, c'era un'altra scialuppa, mi sono salvato. E cazzo, si perde il meglio. Perché? Allora, l'argomento è un po' lungo. Partiamo innanzitutto da che cosa c'è di poetico nella morte. Ripetiamo, per chi non lo sapesse, ma in maniera veramente breve, che la morte in moltissime opere, soprattutto pensiamo dei grandi colossali film americani, Il Gladiatore, robe così, viene da un concetto classico, più o meno scontato, che è quello lì dove quando il protagonista muore è più bello. Ed è un'idea che viene dal fatto che siamo abituati lontanamente dall'idea che se qualcuno muore per noi, fa qualcosa di sacro. Quindi la morte in quel senso, non una morte di punizione, quel bastardo merita di morire, ma una morte di sacrificio. Quella persona si è sacrificata per un figlio, l'amico, l'amore, per noi, per l'umanità, eccetera. E quindi questo è fare il sacro, ok? Ora, quest'idea viene dall'idea dei vecchi sacrifici che si facevano nelle antiche religioni, quindi si prendeva, non so, un agnello, lo si sacrificava. L'idea poi di sacrificare l'agnello era talmente bella perché era accompagnata da vino, balli, canti, che poi in greco è diventata la tragos odia, il canto del capro, cioè la tragedia. E da lì siamo rimasti con quest'idea che comunque è figo quando il protagonista muore, tradotto tragedia. E quindi i colossal spesso si basano su quello, possiamo citare il Titanic, il Gladiatore e così via. Questa è un po' l'idea. Armageddon, ricordate quello Bruce Willis che si fa saltare con la bomba con tutto l'asteroide, per chi non avesse visto questi film, quell'idea lì, diciamo. Il fare il sacro. Mufasa, che si sacrifica per salvare il figliolino Simba. Figliolino, figlioletto, Simba. E quindi quell'idea. Allora, abbiamo questo schema: la morte può essere una punizione, può essere una casualità, può essere quello che vuoi, ma in alcuni casi è sacrificio. E quando è sacrificio, la morte è poetica. Perché
Però attenzione, se tu autore all'improvviso mi dici no, ragazzi, stavo scherzando, però non è morto sul serio, tranquillo. Allora che succede? Che in realtà è un po' come se quel sacrificio allora non fosse proprio un sacrificio. Cioè, in altre parole, io apprezzo il coraggio di farsi morire, di suicidarsi per così dire. No, apprezzo questo coraggio. Dinanzi al quale spalanco gli occhi e la bocca dicendo: mamma mia, che uomo coraggioso, che donna coraggiosa, eccetera. E poi dopo, no, ma in realtà mica è morto sul serio. Cioè, allora vabbè, se non era rischioso lo facevo pure io, perché quella è l'idea. Se non era rischioso lo facevo pure io. Invece io apprezzo il fatto che quello ci ha rischiato la vita, che non c'è cosa più importante. E quindi c'è questo concetto qui iniziale. Però, andando oltre, volendo fare altri discorsi sulla morte, volevo anche proporvi un altro gioco simpatico che si è sempre fatto in filosofia, di una grande diatriba, di una grande lotta che c'è sempre stata fra due idee. Da un lato, un'idea deterministica, il determinismo, che poi è parente, diciamo così, della teleologia. La teleologia, come dice già la parola, è lo studio della televisione, è lo studio dello scopo. Teleos, lo studio dello scopo, cioè mi si è rotto oggi il cellulare. Che cosa è successo? Che il tastino home ha preso una botta ed è entrato praticamente dentro, quindi si è rotto. Perché è successa questa cosa? Perché devo comprarmi un nuovo cellulare? Perché è un periodo che sono sfigato, un periodo di circa 35 anni. Perché il segno del destino che in quel momento lì dovevo perdere 10 minuti della mia vita dicendo che cosa è successo così, potevo partire con la macchina 10 minuti dopo, avendo evitato un incidente stradale. Che cacchio ne so. Questa è un po' un'idea teleologica. Tutto deve avvenire per un caso, per un motivo, per uno scopo. E quindi è ovvio che anche la morte stessa, nella teleologia, è uno scopo, e da qui vi potete sbizzarrire filosoficamente allo scopo della morte. Si dice sempre lo scopo della vita, c'è anche lo scopo della morte. Ebbene sì. E quindi in teleologia la morte deve avere un senso, deve avere uno scopo, deve avere. Tornando al discorso del nostro protagonista di One Piece, bene, allora la sua morte doveva avere lo scopo. Lo scopo di insegnare un valore, di dimostrare un sacrificio, di permettere alla persona lì di sopravvivere. Allora, quella persona poteva sopravvivere anche senza quel sacrificio, allora a che è servito tutto questo? Oppure lo scopo per noi lettori che potevamo emozionarci? Questo quando vogliamo per forza trovare uno scopo a tutte le cose che accadono, no? In fondo, se io prendo una pallina rimbalzante e la faccio cadere, la pallina decide di andare a destra, non è che dico come la pallina è andata a destra? Non ho capito, allora dov'è il senso in tutto questo? Niente, è una pallina rimbalzante andata a destra. Io però lo stesso discorso lo potrei fare con questo personaggio qui. Molti si lamentano che non è morto. E perché deve morire? Cioè, non è che c'è una regola. Se tu fai un grande sacrificio, allora puoi morire. Se invece sei sfigata, vabbè, pure sopravvivere, tanto chi se ne frega di te. E qui in realtà entriamo in un discorso che se noi abbiamo una mentalità più deterministica, quindi più basata sull'idea che tutto deve avere uno scopo, un senso, eccetera, allora sì, in effetti la morte di quel protagonista ci stava bene perché aveva un senso quella morte lì. Qual è il grande nemico del determinismo? Nemico, l'antipode del. Il probabilismo o l'indeterminismo, per grazie al cavolo, l'indeterminismo, il probabilismo, cioè il fatto che le cose accadono perché accadono. Ora, parecchi dicono: ah, io mi sento più probabilistico, nel senso che a me non mi piace pensare che tutto abbia un senso, ma quando mai? Ecco, pensate allo scopo della vita: qual è il senso della vita? Nessuno, siamo reazioni organiche. Ecco, quindi il probabilismo è più divertente da questo punto di vista. Le cose accadono perché accadono, non c'è uno scopo, eccetera, eccetera. Ecco, certamente che noi in Occidente siamo più abituati, vabbè, ovviamente quella religione cristiana, che quindi Dio e quindi lo scopo di Dio che ci ha creato Dio, eccetera, ma anche prima, perché in realtà è Aristotele, uno dei fondatori della teleologia, è ovvio che siamo più portati verso quell'idea, però in realtà anche il probabilismo è molto affascinante. Non è vero che si perde qualunque valore della vita, no, no, niente affatto. Per
Però certo che il probabilismo è molto divertente, ad esempio il probabilismo gnoseologico, cioè noi che cosa possiamo sapere? Il famoso discorso della rappresentazione, no? La realtà è una nostra rappresentazione, e quindi cosa è vero, cosa è falso? Il probabilismo è un po' così, il probabilismo gnoseologico è che la verità è un po' in mezzo, le cose appaiono come appaiono, no? Quindi il probabilismo è... oppure il probabilismo etico, tipico, famoso quello dei gesuiti, no? Secondo cui certe cose possono essere giuste, certe cose possono essere sbagliate. Nel caso ci si può appellare all'opinione di un, ad esempio, di un teologo, no? E quindi l'opinione di qualcuno. Ovviamente poi queste tesi sono molto confutabili. E poi oggigiorno, molto molto affascinante. Anche perché in effetti un ramo di questa disciplina è molto filosofico, c'è anche il probabilismo ontico, e celebre quello nella fisica della meccanica quantistica. Per chi non lo sapesse, la meccanica quantistica c'è, cioè il simbolo tipo delta, no? Che indica proprio la probabilità. Quando si studia, vabbè, per chi non lo sa, comunque tipo gli elettroni possono essere sia onde che particelle, in realtà non sono né onde né particelle, un elettrone è quel cacchio che vuole essere lui, però se lo si osserva in un dato momento ha più una funzione simile a quella di un'onda, altrimenti quella di una particella. Però io non sono laureato in meccanica quantistica, quindi mi limito a dire queste cazzatine che sanno un po' tutti, no? Ecco, comunque fatto sta, nel probabilismo ontico è tipico quello della meccanica quantistica, cioè che nella natura stessa, attenzione a quello che dico, nella natura stessa, proprio dal punto di vista fisico, dal punto di vista più scientifico possibile, anche lì ci sono molecole, ci sono particolari cose che possono essere o così o così, ed è naturale, non c'è parola più giusta, naturale, andare a piazzarci all'interno una certa probabilità che l'elettrone può essere qui, può essere lì, può trovarsi in un punto, in un altro punto, e non posso saperlo, punto. E quindi si è proprio la variabile di probabilità. La meccanica quantistica è celebre proprio perché riesce nelle tre forze della natura che descrive meglio, no? Quindi nucleare forte, nucleare debole ed elettromagnetismo, riesce proprio a sfruttare questa indeterminazione. Celebre il principio di determinazione di... Sapete chi? Se non lo sapete, sappiate che l'ultima volta che ho fatto una live su Ronin avevo proprio la sua formula al posto del mio nome, per dire, perché è divertente questa cosa. No, forse non era da Ronin, era da un'altra parte. Vabbè, comunque, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Comunque, vabbè. E quindi, capito, è il probabilismo. Allora, voi come siete? Siete più deterministici, per voi tutto deve avere un senso, quindi più parenti della teologia, o siete più probabilistici? E la morte in tutto questo? La morte in tutto questo, cazzo, allora, la morte in tutto questo. La morte ha un senso o non ha un senso? C'è uno scopo nella vita e quindi automaticamente anche nella morte? Allora, in quel caso, ogni volta che voi criticate un personaggio che non muore, anche se ha fatto un grande sacrificio, anche se la sua morte ci stava benissimo, eccetera, vabbè, allora è giusto fare questi pensieri. Se invece siete probabilistici, allora niente. Perché non è morto? Non è morto perché non è morto. Punto. Probabilismo, cioè indeterminazione, poteva anche non morire. È ovvio che stiamo parlando di un manga. È l'autore che poi decide chi muore e chi non muore. Qui non è come un elettrone che decide se essere onda o particella. È l'autore poteva benissimo farlo morire, punto. Quindi stiamo parlando più di un discorso di sentimenti. Però anche in questo caso, mettiamo caso che la sopravvivenza di questo personaggio, che non ha mai conosciuto direttamente le proprie figlie, perché quando sono nate gli sono state sottratte dalla madre, eccetera. Mettiamo caso che la sopravvivenza di questo personaggio ha uno scopo. Lo dico per gli amanti del determinismo, lo scopo di creare, dopo quell'emozione di quel sacrificio che poi non lo è stato, un'emozione ancora più forte, quello del rincontro con le figlie. E allora c'è uno scopo anche lì, se vogliamo dirla. O anche in una versione indeterministica, in realtà chi è più portato per il probabilismo non si pone il problema, perché chi è portato per il probabilismo non dice mai ci stava bene quello, era giusto così. Era più corretto questo fare, questo fatto qui. Chi vive nel probabilismo assoluto, le cose accadono e basta. Anche le tragedie, ragazzi, anche le tragedie.
Lasciamo stare la tragedia, ne so, le cadute di qualche ponte, ma semplicemente mi lascia la ragazza. Deterministico, perché no? Perché ho capito una lezione di vita e perché il destino vuole insegnarmi questa cosa. Mi lascia la ragazza, perché? Perché mi ha lasciato. No, ma quella ti ha lasciato perché tu ce l'hai troppo lungo, Strike. Lo so, purtroppo è un mio difetto, purtroppo questo problema. Il naso, dico. Ho il naso lungo e quindi la ragazza mi lascia perché ho il naso lungo. Allora a quel punto lei, però per me è probabilismo, mi ha lasciato perché mi ha lasciato. Le sue reazioni ormonali quando mi vedeva prima aveva il triptofano schizzato alle stelle e adesso quando mi vede non c'ha più nulla, non prova più nulla e quindi è finita. No? Quindi probabilismo contro determinismo. Allora, se uno interpreta la morte in un certo modo, è giusto che voglia trovare uno scopo, è giusto che voglia, che può essere l'emozione che deve darci il manga, che può essere è così. E quindi cerca poi anche le eventuali motivazioni, anche quelle devono comunque avere uno scopo. Sarebbe stato giusto la morte per uno scopo, ma va bene anche la sopravvivenza per quell'altro scopo, o anche probabilistico. Comunque, per andare avanti. Velocemente vi lascio qualche bella frase che ho trovato in giro sempre su questo argomento molto affascinante qui che è la morte, che certamente non concludiamo oggi, però Gadamer, questo l'ho tratto un po' da Wikipedia, però è molto affascinante, dice: c'è in noi un'evidente tendenza a scartare la morte, a eliminarla dalla vita. Abbiamo messo a tacere il pensiero, insistiamo in genere sulla causa accidentale della morte. È incidente, malattia, infezione, tarda età, rivelando così una tendenza ad abbassare la morte da fatto necessario a fatto casuale. Ecco, anche qui è molto bella come cosa, no? La morte deve per forza avvenire per qualche motivo, che può essere ovviamente medico, oppure, capito, come grande insegnamento, robe così. Ma quando mai? La morte arriva perché arriva. Però certo, se uno vuole fare un discorso filosofico sulla vita, potremmo anche dire che la morte è importante per la nostra concezione filosofica. E qui ovviamente io in realtà già ho fatto un video filosofico su di lui, comunque Martin Heidegger, addirittura lui metterebbe la morte al centro di ogni pensiero della vita. Ma non per essere pessimista, ma semplicemente perché dice se uno quando vive pensa alla morte, allora cerca di sfruttare, vabbè, detta proprio, raccontata tipo come fosse pupazzetta a Teletubbies, però per sfruttare ogni momento, ogni secondo della nostra vita, capito? Cioè l'idea che io so che devo morire, mi fa in modo che io non perda tempo in ciarlatanerie e stupidaggini, ma io cerchi di concentrarmi al massimo sulle cose che veramente contano e quindi la mia vita non è più una vita fasulla e buttata lì, ma è una vita autentica, chiuso perché Heidegger è troppo complicato. Ecco, però questa è un po' l'idea, no? Ci può anche stare che la morte possa avere uno scopo, però il problema è che noi oggigiorno tendiamo un po' troppo ad escluderla. Questo è un ragionamento interessante. Comunque andiamo avanti, vediamo quest'altra frase molto bella di Pierre Chagnu, uno storico francese, Chagnu. Come ogni essere vivente, l'uomo subisce la morte, ma a differenza di tutti gli altri, la nega con le sue credenze nell'aldilà. La morte è infatti l'avvenimento più naturalmente biologico, ma anche il più culturale, quello da cui nascono la maggior parte dei miti, dei riti, delle religioni. Questa osservazione è stupenda sulla morte, no? Perché in effetti molte religioni, molte cose girano. Non pensiamo, vabbè, soltanto che Gesù ha sconfitto la morte, è risuscitato, ma pensiamo anche semplicemente ai sacrifici. Prendi un agnello e lo devi sacrificare, no? L'idea è che qualcuno ci deve morire per accontentare un Dio. Gli dèi vivono sempre nel mondo ultraterreno, quindi al di là della vita. Cioè, è bizzarra sta cosa, l'uomo è. La morte è una cosa naturalissima, eppure l'uomo l'ha portata, capito, con le sue credenze nell'aldilà, citando la frase, credenza nell'aldilà, l'ha portata comunque a qualcosa di molto poetico, importante. E qui ritorniamo al discorso di Pound, no? Perché è giusto che Pound doveva morire? Perché la morte è importante, le credenze nella, deve, deve essere, è religiosa. E come dice la frase, miti religiose.
Questa qui, no? Dice, ma anche l'evento culturale, la maggior parte dei miti, dei riti, delle religioni, cioè perché l'idea che la morte di Pando doveva essere qualcosa che ha a che fare quasi di religioso, perché ha fatto un sacrificio e così via. E anche quella è divertente. La foto che avete visto è sempre lui, di Xunyu, il quale dice: la nostra è la prima cultura moderna post-industriale che non ha elaborato una cultura della morte. Non ha orientamenti nei confronti della morte. La morte è semplicemente diventata un incidente. È stata rimossa. Quello che lui vuole dire in realtà si unisce bene a un'intervista di Barbero, il mitico prof. Quando parla tutto, amato da tutti, Super Quark, che lui diceva come la morte in realtà negli anni scorsi, nelle ere scorse, era molto più accettata, nel senso che nel Medioevo era normalissimo parlare di morte, allora come è morto tuo zio, oppure mettere da parte i soldi per la morte senza nessun problema, per il funerale e così via. Era più vissuta in questa maniera con naturalezza, cioè si poteva parlare. Oggi è brutto, cioè immaginatevi a tavola, no? Era un banchetto a Ferragosto. E allora, ho sentito che tuo zio è morto qualche settimana fa. Allora, come è andata? Come è andato il funerale? Dove? Cioè, c'era una roba del genere. Che cazzo fa questo? Come si parla di questi argomenti a tavola? No? Siamo abbiamo proprio buttata via. E poi qualche volta facciamo le barzellette sulla morte, no? Per esorcizzarla. Scenette teatrali ambientate in un funerale, la famosa barzelletta così, il morto, la bara. Perché per esorcizzare? Perché è un modo per ridere, no? Eventi particolari, situazioni anche comiche che sono capitate, ad esempio, la racconto così per fare delle battute, comunque una gaffe accaduta a una persona molto vicina a me, che comunque succede che c'è un funerale, andiamo lì, e questa persona, se mi ascolta la saluto, che praticamente aveva comprato i biscotti, perché in un funerale di solito si porta caffè, biscotti, comunque fatto questo va lì, e questa non ci aveva fatto cosa, avevo comprato una marca di biscotti Ore Lieti. Cazzo, dove è il funerale? Ore Lieti. Comunque, non ci aveva fatto cosa. Arriva di giro in giro il pacco di biscotti. Madonna, che figura di merda. Però vedete, queste sono cose comiche. Però ecco, perché fanno ridere queste battute? Perché è clamoroso, capito? Le gaffe, la morte è anche quella. Tornando seri, quindi. Cioè, questa idea di averla proprio esorcizzata, allontanata dalla morte, cioè. Allora, quando poi avviene, deve essere per forza un fatto emblematico, importante, no? La morte è religiosa, tornando al discorso di prima. Probabilismo, Pound è morto, punto. Ah, no, non è morto, è sopravvissuto, punto. E quindi abbiamo fatto questo ragionamento qui. Come tutti gli amari, essendo filosofici, non proviamo a dare risposte. Poniamo solo domande, domande che poi eventualmente possono aiutarci nella considerazione di noi stessi, cioè perché io ho criticato molto Pound, anche perché invece a me la storia di Pound non me ne è fregata nulla, questo personaggio è morto, non è morto, non me ne frega niente, forse perché sono più così, sono più colì, sono poco teleologico, sono poco romantico, sono poco poetico, perché per me la morte è questo e quello. Ecco, questo è l'amaro, porsi domande. Eventualmente dare delle risposte per interpretare un po' se stessi, tanto comunque le domande su noi stessi non finiranno mai. E quindi è un po' così, due chiacchiere. L'amaro è due chiacchiere. Ogni tanto mi sono fatto pure il mio sorsettino di grappa e quindi termino qui. L'amaro, Madonna santa, mi rimbi, non ce la faccio a fare l'amaro breve. Che cazzo mi sta succedendo? Vabbè, la quarantena sarà. Comunque, ragazzi, vi saluto, grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima. Ma la sigla, facciamo così, la sigla dell'amaro che puntualmente me la scordo la metto come fosse una sigla finale. Così chiudiamo con la sigla dell'amaro, se la trovo un attimino, sigla finale, sigla calcio. Ho perso la sigla dell'amaro. Perché ho perso la sigla dell'amaro? Sigla intro, no. Più bella posta. Ecco qua, ho perso la sigla dell'amaro. Vabbè, vediamo se la trovo un attimino. Ma peccato, non voglio rifare il video da capo solo perché non trovo la sigla. Un attimino che la cerco, eh. Most popular, no, 3 minuti, applauso, intro. Dovrebbe essere questa. Sigla amaro, eccola qua.